Ben trovati con Filcan News. Aprile e maggio saranno i mesi dei campionati europei per le discipline sportive Filcam. Le nazionali stanno cercando di farsi trovare pronte per questi importanti appuntamenti. Per il judo nel weekend si sono svolti due tornei molto importanti, a Tbilisi il Grand Prix, mentre a Tula in Russia l'European Cadet Cup. Sui tatami georgiani a mettersi in evidenza è stata Carola Paissoni, che nei 70 kg ha centrato un bronzo che, oltre a portarla al 38esimo posto della ranking list, le dà tanta fiducia e sicurezza nei propri mezzi. Podio sfiorato e quinto posto per Martina Lo Giudice nei 57 kg. La direzione tecnica, dopo queste prime gare del 2018, sceglierà il team che a Tel Aviv si giocherà gli europei. Sui tatami russi di Tula, la nazionale cadetta raccoglie un oro e quattro bronzi. Silvia Drago, Carlotta Avanzato, Scutto ed Erika Simonetti si sono classificate al terzo posto, mentre Veronica Toniolo nei 52 kg fa risuonare il lino di Mameli con l'oro al collo. Score migliorato rispetto alle quattro medaglie del 2017. Passiamo alla lotta. Altro test impegnativo per la nazionale cadetti di lotta in Turchia per la Victory Cup. Gli azzurri tornano a casa con due bronzi, merito delle atlete Laura Godino e Rebecca De Leo. Simone Piroddu, Antonino Giuffrida e Tommaso Bosi si sono avvicinati alla zona podio classificandosi al quinto posto. Passiamo ora agli appuntamenti Filcam del prossimo weekend. Per il karate, Riccione ospiterà il 19esimo Adidas Open d'Italia, mentre a Rabat si gareggerà nella World Karate Federation Premier League One. Per il judo, invece, tre European Cup, a Tarcento gli junior, a Dubrovnik i senior e a Berlino i cadetti.